un po' strano. Non dirmi che stavi studiando. No, no. Leggevo solo qualcosa su internet. Leggevi soltanto? No. Perché dovevo? Ah, no, cioè. Sei proprio divertente. Senti, ti volevo parlare di una cosa, ma prima mi metto comoda in pigiama. Su fila letto. Dopo le dimissioni di Ratzinger, torna la speranza che si scelga un papa italiano. Scola, Bagnasco, Ravasi, i principali nomi papabili tra i porporati dello stivale. Per il nostro paese potrebbe essere un nuovo pontefice a 35 anni da Papa Luciani. Sono nordamericani, invece, i principali nomi stranieri. In particolare, l'arcivescovo di New York, Timothy Dolan, e il capo dell'arcidiocesi di Boston, Sean Patrick O'Malley. Nuovi sviluppi nel caso dei rapinatori bruciati assieme alla fabbrica nei pressi della stazione di Cervia. La polizia continua a lavorare per capire cosa possa aver provocato la combustione. Pare che i due rapinatori avessero precedentemente deciso di rifugiarsi nella vecchia fabbrica siderurgica. Sul retro è stata trovata un'automobile rubata. Non si è ancora sicuri sulla causa dell'incendio, ma gli esperti ipotizzano una perdita di un condotto di gas limitrofo. La rifurtiva, preziosi di una nota gioielleria del centro, è stata reperita praticamente intatta, mentre è ancora sconosciuta è l'identità dei rapinatori. Stai per un bel giro là in bici. Andiamo in centro. Guarda chi c'è. Ciao. Il tipo strano e l'amico strano del tipo strano? State andando a scuola o alla fabbrica bruciata? Veramente avremo il compito di geometria. Strano, un amante del mistero come Seth. Non pensi sia troppo affascinante per aspettare? Beh, la fabbrica non è lontana. E il compito è alla terza ora. Beh, allora ci vediamo dopo. Vogliamo sapere cosa c'è lì dentro. Oh, sta arrivando il nostro autobus. Ciao. Ciao. Torniamo in tema per il compito. Certo. Andate via di qui, è pericoloso! Forse non abbiamo scoperto nulla. Invece sì. Guarda. Sul prato, non ti stai per farne la lato, amico poliziotto. Forse non è stata una buona idea. Bellissimo. Dovremmo portarlo alle ragazze. Ehi,
Guarda quanti nomi. Gian. Questa è mia nonna. Ti rendi conto? Dai, Setsu, andiamo via. Aspetta. Abbiamo tempo per il compito. A proposito, fammi vedere se c'è il nome dei miei o del prof qui su. Guarda. Cosa? Qui ci sono i nostri nomi. E qual è la data? Gianluca? Gian? Resisti, vado a cercare... Aiuto! Aiuto! Andate via di qua, è pericoloso. Guarda cosa ho trovato mentre ti stavi per far menare dal tuo amico poliziotto. Guarda quanti nomi, quante date. È assurdo. Andiamo in centro, vediamo quali altri nomi ci sono.